Cavolo, deve essersi staccata una foto. Ma cosa diavolo è questa? L'ho scattata io? Eppure c'è qualcosa di così familiare. Oi. No, non può essere. Oi. Mari. Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento di Yomori, secondo episodio. Nel primo ho semplicemente iniziato la partita e giocato a nascondino e ho salvato anche Basil, questo bellissimo ragazzo con la corona di fiori in testa, dalle grinfie di un certo boss. E oggi dovremmo tutti andare a casa sua a vedere le piante che sono nate, ma sembra che abbiamo una specie di missioncina qui. Ci ha chiesto che vuole regalare alla sua cotta un puzzle fiorito, perché la sua cotta a quanto pare ha occhi solo per i puzzle. Allora direi di andare a casa di Basil a raccogliere i fiori, quasi sicuramente, o meglio, come me lo immagino io, e poi darle quei fiori e fare una specie di puzzle. Chi è? Tu, sì, proprio tu. Omori, penso che quella casetta postale stia parlando con noi. Forse dovremmo andare a controllare. Invece no, me ne sono fregato altamente. Quindi possiamo anche fregarcene. Ma salve, stimato cliente, benvenuto al mio negozio. Cosa? È un negozio? Caramelle, succo di mela, triboli. Ah, il gioco Jax. Allora, compro per scrupolo, proprio, due caramelle e due succo di mela per capire poi magari le meccaniche. Succo e vabbè, la vita è ok, si sa la vita cosa fa, ma il succo non lo so. Stazione ferroviaria Busco girando a casa. Andiamo a casa di Basil che sta a sud, ce l'hanno anche detto prima. Ah, ma sono questi i fiori? I girasoli si chiamano così perché si voltano sempre verso il sole, è così che vorrei essere. Qualcuno che vede sempre il lato positivo. C'è un canale su YouTube, potrebbe interessarti. E i fiori che si chiamano mughetti sono in grado di scacciare gli spiriti maligni e aiutare le persone a vedere un futuro più luminoso. Mi pare giusto? Che cos'è questo? Oh! Cos'è quella brutta creatura vegetale? Ma poverino! Le bulbotalpe sono creature molto intelligenti, ma diventano pericolosamente feroci quando si perdono. Ma scusami, a parte che sta calpestando i fiori, povero Basil, ma perché diventano feroci quando si perdono? Sono fatti loro? Scusami. Ci attacca. Certo. Senti che musica, ehi! Wow, Pog! Grande! Anche le bulbotalpe hanno delle emozioni, proprio come i fiori. Dato che arrabbiate, il suo attacco è aumentato. Ah. Ma la difesa diminuisce! Ah! Ok, colpiamo allora. Attacchiamo tutti! Wow. Ah, sconfitta. Io allora non ho ancora usato. Ah, il succo è l'abilità. Ok, saliamo a livello 2 solo con non mori però. Ma però la maggior parte dei fiori è salva, meno male. E io amore, adesso che stiamo prendendo la mano nel combattere, ecco un diario dove possiamo tenere traccia di qualsiasi nemico interessante che incontriamo. Ah, Nemicipedia. Bene. Eccolo qua, Nemicipedia. Oh, che carino anche lo sfondo. Ah, ci dice anche. Ci dà anche una descrizione. Tipo il Pokédex che ci dà anche una descrizione di ciò che vediamo. Ecco, questo è il primo nemico che abbiamo sconfitto, boss. Con Basil in braccio, no. Il fiore che si chiama Gladiolo. Gladiolo, conosciuto come fiore spada. Ah, bello. Rappresenta la forza d'animo. Un altro bulbo talpa? Oh no, non di nuovo! Per favore, signor bulbo talpa, smettila di fare giravolte! Stai distruggendo tutti i fiori! Dai, attaccaci su, se no vengo io da te, Dai, Allora, oh, sembra che questa bulbotalpa sia felice. In questo caso ha più possibilità di fare critico e farci così più male. Ma allo stesso tempo la sua precisione è minore. Ah, ora ci stanno spiegando tutti quanti gli effetti. Se aumenti qualcosa, però diminuisci un altro fattore. Bene. Allora, io farei abilità. Ah, poesia triste. Quindi rendo il nemico triste. Ok, ce lo dice anche. Però allora, attacchiamo invece Obri che ha incoraggiamento amico o nemico felice. Agisce per prima riducendo i danni. Ah, abbiamo tutti quanti i difendi. Penso che attaccherò allora. Con Hiro che abbiamo? Fa arrabbiare un nemico. Magari lo userò un altro momento. La cucina è con Hiro.
Ripristina il 75% della vita di un amico. Ma ok, allora attacchiamo per il momento, dai. Oi! Ma che fa? Attacca per primo perché è felice, magari. Oh, ah ok, abbiamo fatto a posto, vai. Questo era un pochino più forte. Aveva più salute. Ah no, non aveva più salute. Aveva più difesa. Quella di prima aveva meno difesa perché era arrabbiata. Ho ottenuto del tofu. Mai mangiato il tofu e vorrei provarlo per capire se veramente è cattivo. Tutti quanti dicono che è cattivo, ma devo provarlo prima. Felicità batte rabbia. Rabbia batte tristezza. E tristezza batte felicità. Ah, ecco, allora. Tristezza è forte contro felicità. La felicità è forte contro la rabbia. La rabbia è forte contro la tristezza. Ma la tristezza è debole contro la rabbia. Anche se in realtà rabbia e tristezza a volte vanno a braccetto, boh, non è per dire, ma... E abbiamo questi fiori? I cactus. Aha! Sì, i cactus possono vivere anche in condizioni completamente impossibili, senza acqua per giorni e giorni e giorni. Infatti stanno nel deserto. Dai, ste bulbo talpe. Ok, ora ci presentano tutte quante le emozioni, praticamente. Ma quello magari stava lì per i fatti suoi e non voleva neanche attaccarci. Ecco, infatti è triste. Si era aggomitato in posizione fetale. Farà meno danni del solito. In più, parte dei danni inflitti verranno divisi tra il succo e la vita. Che tristezza. Poniamo fine alle sue sofferenze. Mamma mia. No, è davvero forte in difesa, eh. Ma ci picchia. Ok, come non detto. Oh, Break L, Hiro a livello 2. Impara massaggio, Hiro. Beh, ci vuole. Magari alle spalle, quando sei teso. Perfetto, andiamo avanti. Abbiamo però Mari! Ciao ragazzi, siete arrivati giusto in tempo per un bel picnic. Ma cosa? Vabbè, abbiamo capito che lei è... è la guaritrice tipo. E ci fa salvare. Ah, ma devo mangiare. Eh sì. Ci ripristina tutto quanto, immagino. Però lei non partecipa al nostro viaggio. Forse 5 avventurieri era un po' troppo. Infatti Basil neanche combatte. Diciamo che è più... wow. È più un personaggio... amico. Buongiorno. Questo è un Deku. Ma scusami! Ma Aomori ha l'abilità poesia triste. Ma lo rendo triste, dai. Ok, lottiamo. Abilità. Poesia triste, ma sulla talpa. Ok, attacco. Attacco la bulbo talpa. Attacco anche qua. Ok, la rendo triste. Ah, perde il succo, quindi ora che è triste, meglio. Evitiamo che ci fa qualche abilità strana. Aia. Niente, non... sembra che non vada. Oh mamma, questa battaglia è abbastanza dura. Ma non preoccupatevi, possiamo farcela se lavoriamo insieme. Sembra che vi debba insegnare un po' di lavoro di squadra. Proviamo di nuovo, Mari, la sconfiggeremo stavolta. Oh Mari, noti per caso qualcosa di diverso? Dovresti vedere una nuova barra. Sì, la vedo. Quella è la nostra energia collettiva. Usando la nostra energia possiamo sconfiggere questo nemico insieme. Attacca e vedrai. Lotta, attacco. Ok, tutti quanti insieme. Ah, ah, ok, passa Dobri. Quindi cos'è? Guarda Omori. Non lo so. Io sto premendo, ma non so se va effettivamente. Hai visto le nuvolette che escono dopo i nostri attacchi? Quelle indicano le combo. Dopo aver attaccato per un tempo limitato, puoi utilizzare l'energia per fare una mossa combo. Premi la freccia. È quello che ho fatto, però non so se ha funzionato effettivamente. Boh, ci riprovo. Passo ad Obri. Guarda Kel. Ok, penso che
abbia funzionato? Ah, quindi per ogni volta che subiamo danni guadagniamo anche energia e possiamo passarcela finché non scade. Non capisco però se va o se non va, perché Aomori si illumina la nuvoletta, ma loro no. Bene, ora che siamo pieni di energia possiamo utilizzare il nostro attacco finale. Aomori, dopo aver attaccato premi giù per rilasciare energia. Spero che siate tutti pronti. Dai, tutti insieme, dimostriamo a questo ragazzino di che pasta siamo fatti. Ho premuto giù. Ma è disumano, bellissimo. Wow. Saliamo tutti quanti di livello, che bello. Bellissimo l'attacco finale. Grandioso, ma che figata. Ed eccolo qui, il tutorial di combattimento by Hironzulla. Vabbè, sì, dai. Sono sicuro che più battaglie affronteremo e più il nostro lavoro di squadra migliorerà. Oh ragazzi, è stato fantastico. Eh sì, non è nulla. Ho sconfitto mostri molto più grandi di quello. Devo insegnarti qualcuna delle mie abilità un giorno di questi. Sapete, in verità stavo lavorando a un libro che tratta di tutto sui combattimenti. Magari la prossima volta possiamo studiare tutti insieme. Lo farò tenere a Aomori per ora. Ok. Eccoci qua. Dentro un albero vive. Bello. No, dentro... è pollicino. Dentro una scarpa. Anche se quello mi pare che vivesse dentro uno stivale o una cosa del genere. Dite cheese. È venuta un po' sfocata, ma sapete cosa? Meglio così, è speciale. Un po' sfocata, ma rifacciamola. Cioè, sì, magari perché è la prima, è più naturale, fatta così, no? Non stavamo in posa. Ho capito il valore sentimentale, però. Ma Hiro si preoccupa dei capelli spettinati? Sta in pigiama? È in pigiama e si preoccupa dei capelli spettinati? Vediamo questa foto. Oh, che bella. Noi siamo senza emozioni proprio. Forse è questo il potere del protagonista. Non avere alcun tipo di emozione. È apatico. Ah, forse siamo noi che dobbiamo determinare una certa route del personaggio. Nel mentre giochiamo. Comunque sia, non mi dilungherò troppo nei ragionamenti personali, perché sennò il video viene di ore e ore. Mamma mia, sti due, pur di vedere un album. Ah, santo cielo. Vabbè, sono due bambini, ci sta che litighino. Ragazzi, basta, mi state facendo cadere. Oh, eccole lì, ti pareva? Ops. Oddio, Basil, scusami tanto. Basil, stai bene? Adesso voi due siete nei guai. Quante volte vi ho detto che dovete imparare ad andare d'accordo? Mi dispiace. Non l'abbiamo fatto apposta, giuro. Per favore, non dirlo a Mari. Non preoccupatevi, va tutto bene. Gli incidenti capitano a tutti. Speriamo che non si siano rovinate le foto. Eccole qua. Ah, non sono danneggiate, meno male. Possiamo mettere dentro casa mia. Prima di entrare ricordatevi di pulirvi i piedi. Ma sei tu che sei scalzo. Ok, parliamo con lui. Ah, rimettiamo a posto le foto, ok. Ottimo, iniziamo. Cavolo, non mi ricordo l'ordine di queste foto. Non ti preoccupare, Basil. Oh, Mario ha un'ottima memoria, se ne occuperà lui. Allora. Sì. Ma qui, ok. Ah, però il gioco mi dice dove vanno, quindi io sto tranquillo. E l'ultima, che è questa nuova, che va qui. Vabbè, facile. Ricordi di Basil, che bello. Hanno cambiato anche il font in italiano. Ecco fatto, come nuovo. Ah, oh, una foto extra. Mancava. Cavolo, deve essersi staccata una foto. Ma cosa diavolo è questa? L'ho scattata io?
Eppure c'è qualcosa di così familiare. Oi. No, non può essere. Oi. Mari. Che cosa? Oi. Mio Dio. Eh? Perché sento questo cuore che batte? Non c'è molto da fare, oppure sì? Stai cercando una via di uscita? Il gatto. Ce n'è sempre una, ma... Stai aspettando che succeda qualcosa? Sì, effettivamente. Cosa? Accoltella! Beh, credo che sia l'unica cosa da fare. Ci provo? Boh. Questi sono tutti i nostri ricordi insieme. Riguardandoli adesso, sembrano così tristi. Ma è successo qualcosa a Mari? Anche se credo dovremmo essere felici per averli vissuti. Perché stava parlando di Mari, ma... È successo qualcosa di brutto dopo a Basil, o a Basil, insomma. Creiamo dei nuovi ricordi insieme, ok? Un ragazzo che dorme tranquillo nella sua stanza. Come si chiama? Allora, Sunny è il nome di base. Però Sunny è il nome di uno che è sempre, insomma, solare, letteralmente. Sunny significa solare. Però Omori non mi sembra un ragazzo solare, quindi questo non è Omori, allora. Come si chiama? Lascio Sunny. Preferisco lasciare quello di base. Il suo nome è Sunny, sì. Magari è già un easter egg di per sé che si chiama Sunny. Sonnambulo? O meglio, insomnia. Ti capisco, per un periodo anch'io ne ho sofferto. Ti ritrovi alle 3 del mattino a vagare per la tua stanza senza sapere cosa fare. Ciao Sunny, sono mamma. Sono ancora in città a preparare le ultime cose per il trasloco. Hai sistemato la tua roba? I traslocatori arriveranno tra qualche giorno, perciò ti ho lasciato delle faccende da fare prima del loro arrivo. Oh, dimenticavo che è imbranata. C'è stato un problema con la compagnia elettrica e purtroppo le luci non funzioneranno, quindi fai attenzione se devi scendere le scale per andare a mangiare. Non temere, mi hanno assicurato che cercheranno di risolvere al più presto. Anche se so che farai bravo, me lo hai promesso. Comunque sia, traslocare potrebbe essere un po' stressante, ma credo che farà bene cambiare aria ad entrambi. Nel frattempo potresti salutare i tuoi amici e da un po' che non parli con nessuno. Potrebbe farti bene. Cosa? Ad esempio, Kel ti ha cercato tantissime volte da quando abbiamo messo la casa in vendita. Sembra un po' solo, magari un giorno di questi potresti uscire con lui. La mamma ti vuole bene, ci vediamo tesoro. Cosa? Voi. Che diavolo è successo? Oddio, cosa? Ma è uscito da solo? Ehi! Allora... È successo qualcosa. Però non so cosa. Ciao, siamo noi. Allora, salvo. Salvo e termino qui l'episodio perché, ok, è andato avanti abbastanza a lungo. Però è successo qualcosa di strano perché noi stavamo con i nostri amici. E poi è successo qualcosa a Basil, ha nominato Mari,
si è intristito di brutto e ci siamo risvegliati qui dopo esserci accoltellati nello spazio bianco. Ad ogni modo, vedremo nel prossimo episodio. Io vi ringrazio per aver seguito questo. In descrizione trovate tutti i link utili e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!